A seguito di un lunghissimo dibattito e con 11 voti favorevoli e 5 contrari, il Comune di Silvi ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Un bilancio fortemente condizionato da due fattori: il primo determinato dalla precaria situazione sanitaria e dalla conseguente crisi economica che ha richiesto risorse più consistenti. Il secondo, invece, è dettato dalla scelta di questa amministrazione, guidata dal sindaco Andrea Scordella, di non gravare sulle tasche dei cittadini. L'amministrazione comunale, che si appresta ad iniziare il suo quarto anno di attività amministrativa, punta, per bocca dello stesso primo cittadino, a dare un nuovo slancio alla città, con un'immagine di una città balneare moderna, attiva, accogliente, vivibile e proiettata decisamente verso un futuro migliore. La scelta di questa amministrazione è stata quella di non aumentare le tasse, ovviamente un bilancio lacrime e sangue per la condizione economica che, di partenza che ho ereditato da quest'ente, però voglio dire, stiamo cercando comunque di dimezzare il disavanzo dell'amministrazione di Silvi, ma soprattutto di puntare su tre aspetti fondamentali che sono appunto l'aspetto sociale a seguito di questa pandemia, la manutenzione perché Silvi ha bisogno insomma, di essere riqualificate e soprattutto i lavori pubblici guardando a un futuro migliore. Quando la crisi del turismo ha inficiato poi su questo bilancio di previsione? Ma indubbiamente abbiamo delle poche certezze, chiamiamole così, come tutti i comuni della costa. Ovviamente noi siamo fiduciosi per un'estate migliore. L'anno scorso eravamo molto titubanti e poi alla fine abbiamo avuto un agosto super. Diciamo che siamo ottimisti anche se sappiamo che navighiamo a vista per le incertezze economiche e giustamente sanitarie e dunque ci stiamo preparando per un'estate sicuramente in massima sicurezza, accogliendo tutti quelli che sceglieranno il nostro territorio.